Crotone, città dello sport e l'impiantistica è al passo con quello che è l'avvenimento? Assolutamente sì. Oggi inauguriamo il famoso campo del settore B, il campo di Tufolo, un campo a 11 con il campo sintetico, una pista di atletica all'avanguardia con i rilevamenti elettronici, quindi veramente una grande soddisfazione, una musica assordante che ci copre un po' tutto quanto. Senta, e come sarà gestito questo impianto? Ma guardi, noi avevamo fatto un bando per affidare il settore B e continueranno a gestirlo tenendone cura e la massima attenzione e la custodia. Quanto è costato questa ristrutturazione? Ma guardi, il progetto iniziale era 1.800.000 euro, poi con i ribassi di gara si è sceso un pochettino. E avrà un nome questo impianto? Guardi, il nome ancora dobbiamo definirlo, abbiamo un paio di soluzioni e vedremo nei prossimi giorni anche a chi dedicarlo. Il palamilone sarà sulla scia del, sì, del settore? Sì, il palamilone sarà sulla scia e faremo di tutto per restituirlo almeno all'attività sportiva a breve. Grazie. Luca Bossi, allora oggi è una bella giornata, l'impiantistica sportiva a Crotone è al passo con quello che si dice Crotone città dello sport. Sì, è un nostro obiettivo, è un intervento, una struttura che rientra in un progetto un po' più ampio di concetto di città dello sport. La città dello sport è anche volano di rigenerazione urbana, di rigenerazione sociale. Sappiamo tutti quanto può essere importante lo sport. Una struttura totalmente riqualificata che abbiamo fatto di tutto per rendere sostenibile anche dal punto di vista finanziario. I risultati sono ai nostri occhi, adesso deve solo vivere l'impianto. E si parla anche del palamilone che ritornerà a nuovo splendore. È uno dei nostri obiettivi. E la piscina ex piscina Cone? È stata anche quella aggiudicata come lavori, quindi diciamo stiamo lavorando a 360 gradi. A chi affiderete la gestione di questo impianto? Questo qua è già concesso alla società Sacro, in ATI con un'altra società, era stata fatta la sospensiva perché comunque dovevamo fare i lavori. Grazie. I rappresentanti, i delegati del CONI, oggi è una giornata importante, quando si taglia il nastro, quando si inaugura un'opera pubblica è sempre un giorno di festa, quando si inaugura un impianto sportivo la festa è moltiplicata perché ovviamente coinvolge l'intera collettività, l'intera comunità, lo vediamo con i tanti ragazzi, oserei dire sindaco non solo i ragazzi e la comunità crotonese ma di tutta l'intera provincia di Crotone, perché è chiaro ed evidente che questa struttura si va ad integrare alle altre strutture che sul territorio provinciale sono già ultimate, altre sono ancora in corso di ultimazione, insomma un territorio provinciale che si candida con forza ad essere una provincia pronta ad accogliere eventi importanti dal punto di vista dello sport, dei giochi studenteschi. Quindi siamo, diciamo così, avete fatto una grande opera. I complimenti ovviamente vanno ai tecnici progettisti, alle imprese esecutrici, ma all'amministrazione comunale. Santino Mariano, tu con lo sport c'entri perché occupi anche una carica istituzionale. Io con lo sport c'entro perché mi occupo dell'attività sportiva scolastica a 360 gradi, per cui questi ragazzi sono tutti ragazzi di scuola. La scuola è uno dei principali soggetti che partecipa e organizza e fa attività sportiva. Insomma. Oggi l'inaugurazione di questo impianto settore B è tornato a nuova luce, diciamo a nuovo splendore, completo in tutto, campo di calcio, pista atletica, spogliatoie. Che cosa rappresenta per la città di Crotone? Un evento straordinario, perché questo non è solo un impianto sportivo, questo è il luogo dove i nostri atleti dell'antichità hanno portato questa città a grandi splendori, e oggi rappresenta, diciamo, il punto di partenza, non dico per andare a fare le Olimpiadi, ma per fare un'attività motore di base diffusa sicuramente sì.
Crotone che con l'impiantistica si mette al passo, non parte dall'anno zero, ma altri interventi in altri settori dovranno essere fatti. Sicuramente, Crotone è, con l'impiantistica che ha, può candidarsi a organizzare eventi nazionali di grande interesse, perché c'è l'atletica, la piscina, gli impianti di calcio, palazzetti, insomma, tutti quegli spazi e luoghi per fare grandi eventi. Ma soprattutto non è una città che non ha una cultura sportiva, per cui a vantaggio e a favore di Crotone c'è una grande cultura sportiva che va riportata alla luce in tutto e per tutto. Indipendentemente da chi gestirà questo impianto, dovrà essere un impianto aperto alla città interamente? Sicuramente un impianto che andrà regolamentato, perché una volta fatto occorre fare in modo che duri quanto più tempo possibile, e per fare questo, insomma, deve essere gestito per bene, regolamentato, e soprattutto qui le regole e la legalità dovrà essere il pane quotidiano. Grazie. Cosa ha rappresentato per voi Faga? Allora, per me personalmente Pino è stato un amico di vecchia data. Per i giovani di Crotone invece è stato un momento di svolta, perché Pino raccoglieva, diciamo così per dire, i ragazzi per la strada e li portava a giocare nei campetti di calcio. Ci tenete che questo impianto sia intitolato a Faga? Allora, io voglio precisare una cosa, io con Faga ho giocato 18 anni, dal 95 al 2013, fino al 22 settembre, l'anno in cui Faga è scomparso. E volevo dire che siamo sempre stati abbandonati dalla politica locale, sia a livello economico sia a livello strutturale, quindi speriamo bene che questa struttura venga intitolata a un grande personaggio di Crotone che è venuto a mancare. Non faceva mai scopo di lui.